E allora siamo arrivati all'ultima premiazione della Fata d'Oro 2011 e per introdurre la settima Fata ricordo che l'anno scorso durante la prima edizione del premio ricevette proprio la Fata d'Oro la nostra Sara Santostasi e lo ricorderete per il successo ottenuto con Donna Detective su Rai 1, quella bella fiction poliziesca che aveva come protagonista Lucrezia Lante della Rovere e Caspar Capparoni. Poi è successo quello che abbiamo detto, è arrivato a Ballando con le Stelle, il grande successo personale, il grande successo popolare e il nostro patron Maurizio Macaluso ha pensato che insomma in qualche modo la sua fosse stata un'intuizione felice o che comunque avesse portato fortuna a Sara e allora ha pensato di premiarla nuovamente questa volta come personaggio televisivo dell'anno. Per la seconda volta, dunque, Fata d'Oro, Sara Santostasi! Eccola qua! Grazie mille. Te lo sei meritato, eh? Grazie. Sono stati 3 mesi tosti quelli là, eh? Abbastanza. Senti, complimenti, naturalmente. Grazie. Il proverbio dice non c'è due senza... Non diciamo nulla. Per scaramanzia. Sa, magari nel 2012 ti fai notare per altre discipline. Chi lo sa. Lo scopriremo. Ma magari in questo momento vorrei fare un pensiero, un ringraziamento. Sì, volevo ringraziare innanzitutto tutta la direzione e il patron Maurizio Macaluso, perché stasera mi ha fatto 2 grandi regali. Uno, di essere qui accanto a te e mi ha dato la possibilità di fare una conduzione con un personaggio come te, Fabrizio. Ci siamo divertiti. Tanto. E sono più emozionata, eh? Prima è stato più semplice. E l'altra perché il premio è un premio comunque importante e mi ha riconfermato la sua stima nei miei confronti e quindi mi fa molto piacere. Brava Sara, brava. Dolce ma con tanta grinta. E adesso dopo aver assistito a 6 premiazioni ti tocca assistere alla tua e credo che siano per rientrare le altre Fate d'Oro. Vediamo se arrivano. Eccole qua! Le signorine Fate d'Oro. Abbiamo pensato una cosa, tutte quante insieme, che magari potresti essere tu a premiare Sara. Cara Silvia, condam Stefano. Esatto. Più complicato. È bellissimo, condam Stefano. Grazie, è un grande piacere, un onore. Che insomma sei birichina, ma insomma sei proprio tanto simpatica. Grazie. E sei anche molto brava. E allora, Sara Santostasi, il panorama televisivo italiano dell'anno in corso si è arricchito di una nuova stella. Ecco, ci voleva il pianoforte. Sara Santostasi, la sua genuinità, il suo talento e la sua volontà le hanno consentito di gareggiare e conquistare il più ambito podio televisivo di Ballando con le Stelle. Questa grande opportunità ha messo in risalto un talento poliedrico che spazia dalla recitazione al ballo e che è arricchito da una spontanea comunicatività tanto apprezzata dal suo pubblico. Grazie. Dal pubblico direi, dal tuo e piano piano da tutto anche il resto. Speriamo. Il restante. Complimenti. Grazie mille. A te la motivation, come si suol dire. Grazie. E a questo punto, dov'è? Eccola. Guarda un po' chi c'è. Prego Patrizia. La Fata d'Oro 2011 come personaggio televisivo a Sara Santostasi. Che ti porti fortuna raddoppiata. L'altra ha portato tanta fortuna, quindi spero che le porti tanta anche a queste fantastiche ragazze e quindi faccio grandissimo in bocca al lupo a tutte. Grazie Fate d'Oro, grazie, come direbbe Alberto Sordi, grazie Fate d'Oro, ammazza che fate. Ragazzi, è stato un grande piacere condividere con voi questa serata, siete davvero un gran bel esempio. E tra poco lo vedremo qui sul palco, ma mi complimento anch'io con Maurizio Macaluso perché questa serata che appare in controtendenza per i tempi che viviamo è una gran bella semina. Ci sono ragazze speciali che si fanno onore con il loro impegno e ottengono grandi risultati. È una gran bella semina. Grazie ragazze, grazie a tutte voi. E adesso...